Allora, cosa dovrei fare con lei, professore? Perché dovrebbe fare qualcosa? Le l'ho detto, io non ti entro niente. Sono uscito di qui stamattina per andare a lavoro e lei non c'era nei miei programmi e invece eccola qua. Non significa nulla. Niente di quello che succede significa qualcos'altro. Mm -hmm. No? No. E allora che significa? Non significa. Capita di incontrare delle persone che siano nei guai, ma questo non significa che sia responsabile di loro. Uh -huh. E comunque chi si occupa dei perfetti sconosciuti, molto spesso non si occupa delle persone di cui dovrebbe occuparsi. E secondo me, se uno si limita a fare ciò che dovrebbe, non diventa un eroe. E io sarei un tipo così. Non lo so, lo è. Beh, posso riconoscere che c'è un po' di verità in questo. Ma in questo caso qui non sapevo proprio di che tipo di persona mi dovevo occupare, né cosa fare quando la trovavo. In questo caso qui c'era solo una cosa per regolarsi. Cioè? Cioè che c'era qualcuno che stava lì e posso guardarlo e posso dire, beh non sembra mio fratello, ma sta lì. Forse è meglio che guardo di nuovo. E così ha fatto. Beh lei era un bel po' difficile da ignorare. Devo proprio dire che mi è venuto incontro bello diretto. Non le sono proprio venuto incontro. Non l'avevo neanche vista. Mm -hmm. Mm -hmm. Sto cominciando a darle sui nervi. Dovrei andare. No, non faccia caso a me. Lei sembra un tipo buono, professore. Come ha fatto a cacciarsi in un tale casino? Già. Ti sente bene? Ha dormito stanotte? No. E quando ha deciso che oggi era il giorno giusto? C'era qualcosa di speciale oggi? No. Beh, oggi è il mio compleanno, ma questo non lo rende speciale. Beh, buon compleanno, professor. Grazie. Insomma, visto che stava arrivando il suo compleanno, che lo sembrava il giorno giusto? No. Chissà, forse i compleanni sono pericolosi come il Natale. Decorazioni che pensano dagli alberi, ghirlande dalle porte e i cadaveri dalle tubature. Mm -hmm. E questo non va molto a favore del Natale, vero? Il Natale non è più come quello di una volta. Credo che questo è vero, lo credo proprio. Devo andare. Ma lei la giacca la mette sempre in quel modo. Cosa c'è di sbagliato nel modo in cui mi metto la giacca? Non ho detto che c'è qualcosa di sbagliato. Mi chiedevo solo se era il suo modo normale. Non ho un modo normale, me la infilo e basta. Uh -huh. Cos'è, femminato? Hm. Cosa? Niente. Me ne sto solo qui a studiare i modi dei professori. Beh, devo andare. Bene, mi faccia prendere la giacca. La giacca? Sì. E dove va? Vengo con lei. In che senso viene con me? Dove? Vengo con lei. Dove va lei? No, lei non viene con me. Sì che vengo. Io torno a casa. Va bene. Va bene, lei a casa mia non ci viene. Certo che vengo, mi faccia prendere la giacca. Lei non può venire a casa mia. Perché no? Perché non può? Come? Lei può venire a casa mia e io non posso venire a casa sua. No, non può. Non è questo. Ecco, ho bisogno di tornarmene a casa. Sono molto stanco. Lei abita in un bel condominio, vero? Sì. E allora? Lì non fanno entrare i neri? No. Certo che sì. Smettiamola con questi giochetti. Voglio andare, sono molto stanco. Beh, spero che non ci piantano grani, che io entro lì. Ma lei è serio? O credo che lei lo sa che sono serio? Lei non può essere serio? Sono serio come un attacco di cuore. E perché lo sta facendo? Io? Io non ho nessuna scelta in questa faccenda. Certo che ce l'ha? No. Chi l'ha nominata mio angelo custode? Mi faccia prendere la giacca. Risponda alla mia domanda. Lei sa chi mi ha nominato. Non avevo chiesto io che lei mi saltava tra le braccia stamattina, giù nella metro. Non le sono saltato tra le braccia. No? No. Beh, come ha fatto ad arrivare lì? Cosa? Non si va più? Ma lei crede davvero che ci sia Gesù in questa stanza? No, non credo che lui sia in questa stanza. No, io lo so che è in questa stanza. È il modo come si dice, professore. È come se io le chiedo se lei crede di avere indosso questa giacca. Capisce quello che dico? Beh, non è la stessa cosa. Dobbiamo ragionarci. Se io e lei diciamo che io indosso questa giacca e dentro Cecil e dice che sono nuto e con la coda è verde, ebbene dobbiamo prenderci cura di Cecil e metterlo in un posto sicuro, in modo che non faccia male a se stesso. E chi è Cecil? No, non è nessuno. È un ipotetico. È un personaggio che ho inventato per farle un esempio. Inventato? Sì. Hm. Mm -hmm. Non è che adesso ricominciamo da capo. Non c'entra niente il fatto che ho inventato Cecil. Ma lei l'ha inventato? Sì. E il suo modo di vedere le cose non conta? No, avrei potuto dire diversamente. Avrei potuto dire che era lei che non vedeva la mia giacca e che era verde di tutte le cazzate che ha detto? Sì. Ma non l'ha fatto? No. Lo ha scaricato su Cecil? Sì. Ma Cecil non si può difendere perché lui non è d'accordo con tutti gli altri. Allora le sue parole non sono buone. Cioè, a parte il fatto che se l'hai inventato lei, che è verde e tutto il resto. Senta, non è Cecil che è verde. Sono io che sono verde. Non riesco a capire dove vuole andare a parare. Sto solo cercando di scoprire qualcosa di Cecil. Non credo proprio. Lei può vedere Gesù? No, non lo vedo. Però lei gli parla. Tutti i giorni. E lui parla a lei. Mi ha parlato, sì. E dico, lo sento ad alta voce. Non ad alta voce, non sento voci. Non sento manco la mia in questa faccenda. Ma lui l'ho sentito. E non potrebbe essere che Gesù è solamente nella sua testa. Lui è nella mia testa. Non riesco a capire cosa sta cercando di dirmi. Lo so che non capisce, tesoro. Guardi, la prima cosa che deve capire è che io non ho un solo pensiero originale nella mia testa. Se lì non c'è il profumo persistente di divinità, allora non mi interessa. Profumo persistente di divinità. Già, ja, le piace? Non è male. L'ho sentito alla radio, un predicatore nero. Ma il punto che ci ho provato a vivere senza quel profumo è come correre bendato per i boschi con il morso tra i denti. Oh, ragazzi. E non ci ho provato. Se c'è un'anima che ci ha provato meglio di me, mi piacerebbe conoscerla. Mi piacerebbe davvero. E cosa pensa che me ne è venuto? Non lo so cosa gliene è venuto. Morte in vita. Ecco cosa me ne è venuto. Morte in vita. Già, un morto che cammina. Così un morto da saperne abbastanza per arrendermi. Capisco. Non credo proprio. Ma le faccio una domanda. Va bene. Ha mai letto questo libro? Ho letto qualcosa, quella. L'ha mai letto? Ho letto il libro di Giobbe. L'ha mai letto? No. Ma lei ha letto un sacco di libri, vero? Sì, è probabile. E quanti può dire di averne letti? Quattro settimane. 200 all'anno per una ventina d'anni, 4.000. <ride> La sto solo prendendo in giro, professore. Mi dia un numero. Un numero qualsiasi. E io lo moltiplico subito per 20. 52. 1040. 236. 4720. 4720. Sì. La risposta è alla sua domanda. Cioè? È il suo nuovo numero. 4720. Sì. È un numero grosso, professore. Sì, lo è. E lei sa la risposta? No. Fa 94.400. Come ha fatto? I numeri sono amici dei neri, puoi fare il fico, i dadi. Se sei veloce con i numeri, tu hai una grazia speciale, fratello. Confischi il contenuto del portafoglio. Hai un sacco di tempo per fare pratiche di queste stronzate in galera. Vedo. Ma torniamo a lei. E a tutti quei libri che ha letto? Lei pensa di aver letto forse un 4.000 libri? Sì, è probabile. Ma non ha letto questo? No, tutto intero no. Perché? Non lo so. Quale direbbe che è stato il libro migliore mai scritto? Ci sono molti buoni libri. Spari. Non ne ho idea. Bene, scelgo uno. Forse Guerra e Pace. Bene. Lei pensa che è un libro migliore di questo? Sono due libri completamente diversi. Questo libro, Guerra e Pace, è un libro che qualcuno ha inventato, giusto? Beh sì. Quindi per questo è diverso da questo libro? Per quello che mi riguarda sono stati inventati tutti e due. Uh -huh. Nessuno dei due è vero? No, in senso storico no. Allora, qual è un libro vero? Immagino un libro di storia. Storia della decadenza e rovina dell'impero romano di Gibbon. A meno parla di cose reali, fatti veramente accaduti. Bene. Lei pensa che quel libro è un buon libro come questo libro qui? La Bibbia? La Bibbia. Gibbon è una pietra miliare, un libro straordinario. È un libro vero, non lo dimentichi. Sì, è vero. Ma è buono così? Non si possono paragonare. È come paragonare le mele con le pere. No, non stiamo parlando di mele e pere, professore. Parliamo di libri. Questo libro è Decadenza in Rovina. È un buon libro come questo libro qui? Risponda alla domanda. Dovrei dire di no. È più vero, ma non è così buono. Se vuole. Non è quello che vuole, è quello che lei ha detto. Va bene. Di solito ti c'era scritto qui davanti alla copertina dove si è cancellato. Il più grande libro mai scritto. Lei pensa che può essere vero? Potrebbe. Lei legge buoni libri? Sì, ci provo, sì. Ma non il libro migliore. Perché? Devo andare. Lei non deve andare, professore. Resti qui a tenermi compagnia. Lei ha paura che io torni alla stazione? Può darsi, resti solo qui con me. E se io le promettessi di non farlo? Può darsi comunque. Non deve andare a lavorare. Stavo andando a lavorare. Poi le è successa una cosa strana e non è più andato a lavorare. Già. Ma licenzieranno? No, non mi licenziano. Beh, potrebbe fare una telefonata. Non ho telefono, comunque sanno che se io non sono lì non ci vado proprio. Non sono un ritardatario. E perché non ha un telefono? Non ne ho bisogno. Poi i drogati me lo ruberebbero. Beh, potrebbe prendersene uno economico. Non è mai troppo economico per un drogato. Ma torniamo a lei. No, restiamo su di lei ancora un minuto. Va bene. Le posso chiedere una cosa? Certo che può. Dov'era lei? Non l'avevo vista. Vuol dire quando ho fatto quel magnifico tuffo? Sì. Ero sulla banchina. Sulla banchina? Già. Beh, non l'avevo proprio vista. Beh, stavo semplicemente sulla banchina, pensando ai fatti miei. Ed è arrivata lei col fuoco al culo. Io mi sono guardato tutto intorno per essere sicuro che non ci fosse nessuno. Soprattutto bambini. E lì non c'era nessuno. No. Solo io. Beh, non so proprio dove potesse stare. Uh -huh. Lei ha deciso di darmi del fantasma, professor. Forse stavo dietro un pilastro o qualcosa del genere. Non c'erano pilastri. Allora che stiamo dicendo? Lei cerca un qualche grosso angelo nero inviato qua giù per acchiappare su quello bianco all'ultimo secondo? No, non penso questo. Una cosa così non è possibile. No, non lo è. Beh l'ha fatto capire. No, e non le ho fatto capire un bel niente. È lei che ha tirato su tutta sta roba degli angeli. Io non credo agli angeli. Io non ho mai parlato agli angeli. Allora in cosa crede? Credo in cose. Bene. Bene cosa. Bene quali cose? Credo in tante cose. Questo l'ha già detto? Magari non credo più in tante cose come credevo prima, ma questo non significa che non creda in nulla. Bene, mi dica ad esempio? Ad esempio cose di cultura, i libri, l'arte, la musica, cose così. Va bene. E sono questo tipo di cose che per me hanno un valore. O meglio, forse un tempo avevano un valore. Immagino che adesso lo molto di meno. E cosa gli è successo? La gente ha smesso dal loro valore. Io ho smesso dal loro valore, entro certi limiti. Non so come spiegarglielo, ma gran parte di quel mondo è andato. E presto sarà andato via del tutto. Non sono sicuro di seguirla, professor. Beh, non c'è problema, non mi deve seguire. Io ho amato cose molto fragili, molto delicate. E non lo sapevo. Credevo fossero indistruttibili. E invece non lo erano. Ed è questo che l'ha spinto fuori dal bordo della banchina del treno? Non era niente di personale? È personale. L'educazione rende il mondo personale. Uh -huh. Cosa? Cosa? Sono parole belle forti, professor. Non so se ho una risposta. Potrebbe essere anche che non c'è nessuna risposta. Ma io devo comunque chiedere, a che servono nozioni così se poi non la tengono inculata sulla banchina quando arriva il Sensor Limited a 130 all'ora? Bella domanda. Penso anch'io. Bene, anch'io ho una risposta, non lo so, non mi importa. Mi è stato chiesto se non mi sembrasse strano essere testimone della morte di tutte le cose. E a me sembra strano. Ma in conclusione è così. Qualcuno deve essere testimone. Ma lei non vuole restare lì per questo, vero? No, non voglio. Allora mi faccia vedere se l'ho capito giusta. Lei sta dicendo che tutto questo robo culturale è tutto quel che c'era sempre stato fra lei e il Sunset Limited... Sì, è molto. Ma lei è scoppiato addosso? Sì. Un drogato di cultura? Forse lo ero. Ma forse, come dice lei, non credo più in niente. Credo solo nel Sunset Limited. Cavolo, professor! Cavolo davvero. Ma lei non crede in niente? Le cose in cui credevo non esistono più. È inutile far finta del contrario. La civiltà occidentale andava definitivamente in fumo nelle ciminiere di Dachau ed io ero troppo innamorato per vederlo. Adesso lo vedo. Lei è davvero un caso difficile, professore. Lo sapeva? Beh, non le ho chiesto io di entrare nei miei problemi. Ha degli amici? No. Non ha manco un amico? No. Mi sta prendendo in giro? Nessuno? No, non proprio, no. Beh, mi dica di quello. Quello che? Quello non proprio. Ho un amico all'università, non siamo intimi, andiamo a pranzo di tanto in tanto. E questo è all'incirca il meglio possibile. Che vuol dire? Questo è il meglio che lei ha come amici? Sì. Bene. Se questo è il migliore amico che lei ha, immagino che è il suo migliore amico, no? Se lo vuole mettere così. Cosa gli ha fatto? Che cosa gli ho fatto? Già. Non gli ho fatto niente, che cosa gli avrei dovuto fare? Non so, aspetto che me lo dica lei. Beh, non c'è niente da dire. Ma lei non gli ha lasciato un biglietto né niente quando ho deciso di prendere quel treno? No. Al suo miglior amico. Non è il mio miglior amico. Pensavo che avevamo appena deciso che lo era. No, è lei che lo aveva appena deciso. Gli ha mai detto cosa stavo pensando? No. Cavolo, professore. Perché avrei dovuto? Non so. Magari perché è il suo miglior amico. Gliel'ho detto, non siamo così intimi. Non siete così intimi. No. È il suo miglior amico, solo che non siete così intimi. Se lo vuole mettere così. Non al punto da rompergli le scatole sono sciocchezza come morire. Senta, se le promettessi di tornare a casa senza ammazzarmi durante il tragitto. Senta, se io le promettesse che non le sto manco a sentire. Nessuno delle sue stronzate. E allora sono suo prigioniero. Beh, questo lo sa meglio lei. Comunque lei era già prigioniero prima. Prigioniero del braccio della morte. Cosa faceva suo padre? Cosa? Ho detto cosa faceva suo padre, che tipo di lavoro? Avvocato. Avvocato? Sì. Uh -huh. E che tipo di cose faceva? Lavorava per il governo, non si occupava di cause penali o cose simili. E quale sarebbe una cosa simile alle cause penali? Non lo so, forse i divorzi, cose così. Beh, forse ci ha preso. E di cosa è morto? Che ne sa che è morto? È morto? Sì. Di cosa è morto? Cancro. Cancro. Quindi è stato male per un po'. Sì, lo è stato. Lo andava a trovare? No. Come mai? Perché non volevo? Come mai non voleva? Non lo so, non volevo. Forse non volevo vederlo così per l'ultima volta. Cazzate! Lui le chiedeva di andare? No. Ma sua mamma sì. Non ricordo, è probabile. Andiamo, professore. Lei le chiedeva di andare. Immagino di sì. E lei che le rispondeva? Le rispondevo che ci sarei andato. Ma non l'ha fatto. No. Come mai? È morto. Ma non è questo il punto? Lei aveva tempo di andarla a trovare, ma non l'ha fatto. Se lo vuole mettere così... Ha aspettato finché non è morto. Va bene, non sono andato a trovare mio padre. Suo padre è steso sul letto di morte a morire di cancro. Sua mamma è seduta lì con lui. Gli tiene la mano. E lui ha ogni genere di dolore. E le chiedono di andarla a trovare un'ultima volta, prima che muore. Lei dice di no. Lei non ci andrà. Per favore, mi dica se io ho capito male qualche parte. Se la vuole mettere così. Beh, come la metterebbe lei? Non lo so. È andato così sì o no? Immagino di sì. Non immaginare, è andato così sì o no? Sì. Vi aspetta che vedo se trovo il mio orario della metro. Vediamo quando passo l'ultimo espresso. Non riesco a cogliere il suo senso dell'umorismo. Sono contento di sentirla dire così, professore. Perché manco io sono sicuro. È soltanto che mi meraviglio sempre ogni minuto di più. Com'è che non riesci a vedere se stesso, tesoro? Lei è trasparente come vetro. Posso vedere le rotelle che girano qua dentro, gli ingranaggi. E posso vedere soprattutto la luce. Luce buona, luce vera. Ma non riesci a vederla? No, non ci riesco. Beh, che la benedica, fratello. Che la benedica e l'assista. Perché lì c'è